Perdere peso a volte può essere una dannazione e una sfida. Oggi vediamo 5 semplici abitudini da cambiare nel tuo stile di vita per perdere peso più facilmente. Benvenuti sul canale, questo è il mio primo video in italiano, io mi chiamo Pasquale, sono un nutrition and lifestyle coach. Vivo in Irlanda, nella stupenda contea di Kilkenny e in questo mio piccolo canale mi occupo di fornire informazioni su abitudini alimentari, ricette salutari e scambi di stili di vita o di abitudini per essere più in salute, come in questo video. Per cui se siete nuovi su questo canale e vi piacciono i contenuti, iscrivetevi e cliccate la campanella per ricevere nuove notifiche per i nuovi video. Quindi cominciamo con questo mio primo video in italiano, parliamo delle abitudini da cambiare nel caso in cui vogliate perdere peso. Perdere peso è una di quelle cose che per molte persone può essere considerata una dannazione, una cosa difficilissima da fare, ma penso che molte volte non bisogna guardare i grossi cambiamenti, ma semplici piccoli cambiamenti e piccole abitudini che ci possono aiutare ad raggiungere i nostri obiettivi in maniera molto più veloce e magari in maniera molto più semplice. Prima di cominciare vorrei ricordarvi che ho anche una pagina Facebook e una pagina Instagram sulla quale pubblico foto dei miei piatti e poi un sito internet sul quale potete vedere, diciamo, tutti i servizi che offro. Le mie consulenze si possono anche fare via Skype, per cui anche se non siete qui in Irlanda le possiamo fare via computer. Per cui partiamo con i 5 consigli per perdere peso in maniera più semplice. Consiglio numero 1, fare la spesa a stomaco pieno. E questo per molte persone può sembrare un consiglio banale, ma molti ancora non lo fanno. Fare la spesa a stomaco pieno ci può evitare grossi problemi dopo, perché andando lì il nostro cervello non manda segnale allo stomaco che ha bisogno di nutrienti e per cui compriamo solo quello che è strettamente necessario. Eviteremo in questo modo prodotti ricchi di zucchero, scusate, ricchi di cibo, magari, o estremamente lavorati, che sono magari pieni di ingredienti a basso costo e che quindi sono dannosi per il nostro organismo. Non potete immaginare quanta roba inutile ho comprato io in passato per aver fatto la spesa a stomaco vuoto. E vi devo dire un segreto, ma non te la mia moglie. Ho delle cose dal 2015 nella dispensa che... Consiglio numero 2 è di tenere la vostra casa libera da tentazioni. E questo consiglio è strettamente collegato al primo, perché se voi non comprate niente di inutile prima non avete questo problema dopo, ma se state cominciando il vostro percorso di Lost Weight Journey, beh, sicuramente avete bisogno di questo consiglio. E dire che avete bisogno di una casa libera da tentazioni vuol dire che qualsiasi cosa abbiate comprato in passato, che può essere cibo estremamente lavorato o di bassa qualità o che è pieno di zucchero o bibite gassate piene di zucchero, ve ne dovete liberare al più presto possibile. E potete, il consiglio più spassionato che posso darvi è di buttarlo, perché solitamente tutta questa roba, questo cibo che è fatto, diciamo, con ingredienti di basso costo ha anche un costo finale molto molto irrisorio, per cui anche buttarli non sarà sicuramente una grave spesa. O potete, in alternativa, regalarli alla vostra vicina di casa che vi sta talmente sulle palle che non vedete l'ora di vederla più grassa di voi, e allora a quel punto 2 più 2 fa 4. Dopo qualche mese voi sarete in forma e lei. Comunque la cosa importante da fare è che voi cominciate adesso, in questo momento, non fra un'ora, non domani, non fra una settimana, non fra un mese, adesso, perché se siete veramente intenzionati a perdere peso, il momento giusto per iniziare è ora. Il terzo consiglio che voglio darvi è di praticare sport che incrementino la vostra massa muscolare. Con questo, cosa voglio dire? Gli sport endurance, quelli che hanno un'alta percentuale di richiesta aerobica, solitamente, a meno che non siano fatti a un livello professionale, non sono molto efficienti per quanto riguarda la perdita di peso. Se siete i classici jogger del fine settimana in cui fate la vostra mezz'oretta, non so, 3 volte a settimana, vi posso assicurare che seppur ogni attività fisica può aiutarvi a mantenervi in forma e ad essere più in salute, sicuramente non vi aiuterà a perdere peso in maniera veloce. Mentre la crescita muscolare, quindi andare in palestra e sollevare pesi o fare del cardio, può aiutarvi a perdere peso in maniera maggiore.
E perché questo accade? Accade per un semplice motivo: quando voi fate un esercizio fisico in cui è necessario fare uno sforzo, come appunto sollevare un bilanciere o sollevare un dumbbell, non mi vengono più i termini in italiano, cosa succede? Che alcune fibre dei vostri muscoli si spezzano, si rompono, e per cui durante la fase di sonno il vostro cervello li ricostruisce fornendo energia all'organismo per ricostruire le fibre muscolari. E in più, siccome il cervello pensa che avete bisogno d'ora in poi di una maggiore forza, ne costruisce altre. Questo cosa comporta? Che creando nuove fibre muscolari si vengono a creare anche nuove cellule, nuovi vasi sanguigni che apportano una nuova quantità, una grande quantità di ossigeno al vostro corpo, e per cui il vostro metabolismo basale sale, cresce, la vostra energia richiesta per vivere cresce. Ma se voi mangiate in maniera naturale e in maniera sana, la quantità di calorie che voi immetterete nel vostro corpo sarà minore, per cui la perdita di peso sarà sostanziale. Con questo non voglio dirvi che dovete diventare come Arnold Schwarzenegger, perché se considerate che io faccio 4-5 volte alla settimana attività fisica con i pesi e ancora sembro un hobby, fate un po' voi. Il quarto consiglio che vi voglio dare è quello di avere una vita libera da stress. Lo stress induce la produzione di un ormone steroideo chiamato cortisolo. Il cortisolo non fa altro che aumentare la quantità di zucchero all'interno del nostro del sangue, e per cui, come ho detto in un video precedente che purtroppo è solo in inglese, quando sale la quantità di zucchero nel sangue salgono anche i crampi da fame. E l'unico modo per evitare questi crampi da fame, quindi lo stress, è di ridurre i livelli di cortisolo nel sangue. Lo stress, aumentando questi livelli di cortisolo, fa un casino madonnale. Per cui il nostro obiettivo principale è quello di ridurre le cause che ci comportano un aumento di stress, che possono essere cause lavorative, per cui in quel caso magari potete chiedere al vostro capo di cambiarvi posizione o cambiare lavoro, possono essere problemi finanziari, possono essere problemi di qualsiasi tipo. L'importante è che voi riduciate o possibilmente eliminate le cause di stress e allo stesso tempo facciate delle attività che vi aiutino a sopportare lo stress, come possono essere meditazione, yoga o degli esercizi di respirazione. Quando i livelli di stress aumentano nel vostro corpo si crea uno stato chiamato allostico, e praticamente cosa succede? Tutte le vostre funzioni, come quelle del sonno, dell'umore, della fame, vengono alterate in maniera molte volte irrimediabile, finché voi non eliminate la causa dello stress. Per cui, per stare rilassati, il mio consiglio: fottetevene degli altri. Il quinto consiglio che vi voglio dare è di non fare diete. La dieta non è una soluzione. La dieta di per sé è una privazione di qualcosa che vi può piacere. Quando voi cominciate un percorso di perdita di peso, quello che è importante è fornire il vostro corpo con i nutrienti necessari. Nei miei video precedenti ho parlato, dell'importanza di avere almeno 5 pasti giornalieri, la colazione, il pranzo e la cena, che sono quelli importanti, e poi avere 2 snack, uno al mattino, metà mattina e l'altro metà pomeriggio. Questo perché manteniamo i livelli di zucchero nel nostro sangue stabili, e per cui non abbiamo la sensazione di fame. Questo cosa comporta? Che se voi seguite questo consiglio fate circa 1820 pasti all'anno, per cui anche fare la vostra eccezione una volta a settimana, come faccio io che mi mangio un bel hamburger, qui in Irlanda è fatto con la carne buona, ma può essere una pizza, può essere un gelato, questo non impatterà assolutamente i risultati finali della vostra perdita di peso, del vostro percorso di perdita di peso, perché 54 pasti su 1820 sono una nullità, non inficerà assolutamente il vostro percorso. L'importante è sicuramente di dare al vostro corpo delle proteine, dei grassi, dei carboidrati di qualità eccelsa, per cui dare delle farine integrali, mangiare riso integrale o pasta integrale, mangiare proteine nobili, che se, nel caso in cui siete vegetariani o vegani, per cui per un motivo etico abbiate fatto una scelta di dieta di quel tipo, magari può essere il tofu, può essere i legumi, ma l'importante è la qualità e non la quantità. Non dovete contare le calorie, non dovete guardare la grandezza del piatto, dovete guardare la qualità, perché nel momento in cui la qualità del cibo che mettete nel vostro corpo aumenta, anche la qualità della vostra vita migliora, e la perdita di peso sarà solo e semplicemente una cosa che verrà in maniera naturale.
voi non ve ne renderete neanche conto, per cui non sentitevi in colpa. Alla fine voglio dare un bonus tip, e questo lo voglio dare alla fine perché per me è particolarmente importante, perché credo che sia anche quello che ha aiutato me a perdere peso nel tempo prima che io diventassi un nutritional lifestyle coach. Quello che voglio dirvi è: quando dovete cominciare il vostro percorso di perdere peso, dovete essere convinti di doverlo fare. Il giorno in cui vi guardate allo specchio e dite sono pronto o sono pronta, bene, in quel giorno potete cominciare. Non dovete assolutamente farvi condizionare dalle persone che vi stanno intorno e vi chiedono perché non dimagrisci. Può essere il vostro marito, può essere la vostra moglie, i vostri genitori, parenti o amici o migliori amici. Quando vi sentite forzati a fare qualcosa è il momento in cui fallirete sicuramente. E nel momento in cui fallirete perderete fiducia in voi stessi e molto probabilmente ingrasserete ancora di più di quanto non lo foste stati prima. Per cui il mio consiglio è: cominciate solo quando siete pronti. Nel momento in cui, come ho detto prima, vi guardate allo specchio e dite sono pronti, sono pronta o sono pronto, partite. E vi assicuro che le possibilità di riuscire nel vostro intento saranno aumentate in maniera esponenziale. Se dovete fare questo percorso, dovete farlo solo per voi stessi, perché voi siete i soli protagonisti della vostra vita e nessuno può interferire sulle vostre decisioni. Per cui per oggi è tutto, spero che questo mio primo video in italiano vi sia piaciuto, è la prima volta che lo faccio in italiano e sono ancora un po' inesperto, sono inesperto ancora in inglese, ma figuriamoci in italiano. Se vi è piaciuto il video vi prego di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per ricevere nuove update. Vi lascio col mio motto, che è purtroppo in inglese, ma è eat well, live well and smile. E ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. In questo nuovo video parleremo invece di 5 consigli nutrizionali che vi aiuteranno a perdere peso. Per cui ci vediamo mercoledì prossimo, vi auguro una buona giornata e ciao!